suo collega, un amico che ci è venuto a trovare anche oggi, Pietro Pulcini, perché vorrei che fosse lui a consegnare l'angelo alla carriera Terence Hill. Abbiamo visto peraltro due persone che non abbiamo citato prima, Bud Spencer, non abbiamo pagato semplicemente perché e anche lui è dedicato il film, peraltro. Come dici? Il film è dedicato proprio a Bud. Sì, dedicato a Bud, cioè vorrei spiegare che ecco, questo è meglio, vorrei spiegare che non è una cosa che io ho pensato prima di girare il film o mentre scrivevo la sceneggiatura, il film è tutta un'altra cosa. Invece la ragione è questa, che quando stavo facendo i sopralluoghi ad Almeria, nel deserto, a un certo punto cercavamo un posto che uno si possa ricordare, tipo Hitchcock, quella casa lì in alto. A un certo punto il scenografo dice: secondo me questo posto va bene. E io mi sembra un po' così, ma cerchiamo ancora da qualche altra parte. In quel momento suona il telefono ed è il figlio di Bud Spencer che mi dice: mio padre se n'è andato via in questo momento. Io mi sono messo, appunto, mi sono allontanato, sono molto triste, ma poi ho avuto una grande gioia dentro il mio cuore. E poi dopo due settimane, mi sono ricordato dove ho incontrato Bud Spencer, sempre lì nel deserto. Voi lo sapete la storia? Allora la racconto. E il film, Dio perdonami me, originalmente si chiamava Il gatto, il cane e la volpe, e Bud Spencer faceva il cane. Successe così, stavano girando già da una settimana e l'attore che faceva il gatto, litigando con la fidanzata, si è rotto un piede. Io adesso non so come, ma forse ha cercato di darle un calcio, ha preso il muro, lei si è scansata. Ma si è rotto in maniera talmente grave che non poteva più andare avanti. Così di corsa il regista è venuto a Roma e ha fatto dei provini, ha trovato me, dice: ah, per me tu sei un gatto migliore ancora di quello che c'era prima. Dobbiamo tornare subito in Spagna, perché allora non c'era soldi, avevamo un budget bassissimo. Non posso lasciare la troupe aspettare senza lavorare e perdere soldi. Sono partito immediatamente per Madrid e lì a Madrid immediatamente mi hanno messo una macchina piccoletta, proprio antica. C'è da ricordare che allora non c'era l'aeroporto ad Almeria, non c'era l'autostrada, e Almeria è lontanissimo da Madrid, sul mare, giù in fondo. Insomma, ho fatto 12 ore di viaggio, di notte, con tutte curve, come queste che si possono trovare non facendo la E45, ma andando per le strade che si va dai paesi. Insomma, arrivo lì, dopo 12 ore, e dico: ah, ecco, finalmente me ne vado in albergo a dormire. Allora l'artista fa: no, io ho l'ordine di portarla direttamente sul set. Va bene, mi porta sul set, mi fa scendere la macchina, lui se ne va con la macchina, rimango lì così, e la troupe era ferma un po' distante, insomma, 60-70 metri. A un certo punto vedo due donne che si avvicinano, e poi quando arrivo davanti a me, uno delle due tira fuori dalla borsa un asciugamano e lo mette davanti a me così. E mi dice: togliti i pantaloni. Io rimango così, mi guardo dietro. Beh, è il deserto, non c'è nessuno, allora va bene, mi sono tolto i pantaloni. Mettiti questi. Adesso togliti la camicia. Va bene, mettiti questo. Faccio una parentesi. Allora non avevamo i soldi per avere una roulotte. C'era solo un ombrellone che però non proteggeva gli attori, ma proteggeva la macchina da presa che si girava in pellicola, e siccome era luglio, era un caldo bestiale, non si poteva correre il rischio di bruciare la pellicola, ma gli attori e gli altri possono anche sudare, eccetera. E quindi, allora, dopodiché c'era la pistola, camperò tutto, questa dice: vieni con me, e come arrivo sul set c'è il regista che mi fa: ti presento il cane, Carlo Professore. Piacere. Allora io adesso dico al regista: guarda che io oggi non giro perché
non mi avete dato il copione, non so che scena devo fare, io le scene le devo imparare, quindi adesso me ne vado al paese e vado a dormire. E il regista disse, ma no, non ti preoccupare, la prima scena che dovete fare è una scazzottata tra il cane e il gatto. Ecco, io ho conosciuto Bud Spencer in Almeria, partendo con questa scazzottata, e lui ci ha lasciato quando ero in Almeria. A questo punto ho pensato, ecco, questo è il film che devo dedicare a Bud Spencer. Io tutto ti ringrazio per avermi invitato. Ciao te, ma... ben rivisto. Allora no, io noi da qui con lui ci conosciamo da 18 anni anche proprio. Sì, però sono 20 quest'anno. 20, ecco, 20. Poi ci dobbiamo ritroveremo di nuovo sul set. Insomma, sono più sposato con lui che con mia moglie. No, tu hai detto Gastone Moschi, cioè come tutto torna. Io ho iniziato grazie a Gastone Moschi che diciamo 27 a 28 anni fa mi accolse a casa sua e mi ha aperto le porte del suo cuore, e quindi è un ricordo personale. Poi Terence, insomma, quest'anno abbiamo festeggiato i 20 anni. Come ho conosciuto io Terence? Ebbene, era la piazza di Gubbio, era, ti ricordi quella piazza, e grazie a te che in qualche modo facesti vedere quanto ero messo come carabiniere, Frassica mi iniziò a dire questo è proprio scemo, dalla prima scena, però me lo ricordo. E quindi da lì, grazie per avermi accolto. Comunque sono veramente contento, grazie premio qua a tenere loro, no? Colleghi di Terence che non possono essere qui oggi, ma mi hanno scritto oggi dicendomi che è un'impossibilità fisicamente, ma ci sono col cuore, che sono Francesco Salvi e Nino Frassica. Grazie, grazie. Con te, Nino, con te. Anzi, un video, Nino, poi non abbiamo avuto modo. Perché tra Nino e Terence, questo va detto, il segreto di Don Matteo, perché piace tanto che siamo amici nella vita, ne parlavamo, ti ricordi qualche giorno fa, io, Nino, Terence, Natalina, cioè, c'è un amore vero al di là del set. La fortuna per un attore secondo me non è quello di fare chissà che cosa, è lavorare con le persone che ami, davvero, questa è una grandissima fortuna. Quindi Terence, grazie. Ho fatto io. Grazie ancora allora a Terence Hill.